a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ragazzi andremo a visionare tre edizioni provenienti tutte e tre da Amazon. Una è una Label inglese che è uscito con un cofanetto spettacolare, a mio avviso, film molto conosciuto, vi dico l'attore Ryan Gosling, avete già capito di che cofanetto sto parlando, e gli altri due arrivi invece provengono da Amazon, da una Label che in questo periodo è molto discussa. Vi faccio vedere i tre pacchetti. Allora, io inizierei subito dai due pacchettini provenienti da Amazon, edizioni della scoprirete. Allora, il primo Blu-ray è quello di Giochi Stellari. Ok, mi sono liberato del cartone. Film in Blu-ray, come ho detto, film che aspettavamo tutti quanti. È arrivato, film molto discusso. Io non ho, come l'altra volta, ho detto non voglio entrare in merito, e quindi insomma diritti, non diritti, insomma ho voluto comprare il prodotto, non lo so, si arrangeranno in sedi legali e niente, io ragazzi adesso vi mostro l'edizione, quindi l'andiamo ad aprire. Ovviamente quando uscirà l'edizione CM la acquisterò. Se uscirà, ovviamente, spero di sì. Ok. Slipcase con lo stesso artwork della Marei. Anche la parte posteriore è uguale, come potete vedere. Adesso apriamo un attimo l'edizione, vi faccio vedere la serigrafia del disco. Film che non rivedo da tantissimi anni, se vi devo dire la verità non me lo ricordo neanche. Ovviamente ricordo qualche sprazzo, ma poca roba. Andiamo a vedere un attimo questo booklet molto velocemente. Booklet sempre ben realizzati. Film anche questo che riguarderò perché, come ho detto, non è che mi ricordo tantissimo. Quando passano più di 30 anni la mia mente tende un po' a cancellare. Quindi è un film che sicuramente rivedrò prossimamente, appena avrò un attimo di tempo, perché di film da vedere ne ho veramente tantissimi. Ok, questo è Giochi Stellari. Andiamo avanti, altra edizione, sempre della Sinister. E ho preso il terzo uomo. Anche questo è un titolo, ragazzi, che non ho mai visto e quindi sono affascinato un po' a questi vecchi film che fanno parte un po' della storia del cinema e quindi sto cercando di recuperare tutte queste chicche e a mano che usciranno le prenderò tutte perché meritano veramente di essere viste. Sono tutti film un po' che hanno fatto la storia del cinema. Andiamo a vedere la parte dietro, ve l'ho già fatta vedere. Allora, andiamo a estrarre la slip.
invece gli artwork cambiano. Guardate ragazzi, bella edizione, l'artwork veramente veramente fatto bene. Apriamo. Allora, la serigrafia del disco è uguale all'artwork della slipcase, uguale identico. Allora, qui troviamo, a differenza dell'altra edizione dove non era presente, qui troviamo invece anche il poster. In più troviamo anche il booklet, al quale daremo una guardata come sempre molto velocemente. Non mi voglio soffermare troppo su questi booklet, lo faccio vedere così solo per farvi un po' vedere anche la qualità. Siete interessati ad acquistare l'edizione, dovete vedere tutto il contenuto. Quindi anche se so che a molti scoccia e schippa magari, io le faccio vedere lo stesso, perché un unboxing va fatto come si deve. Adesso vi faccio vedere anche la parte interna della copertina. Che sarà sicuramente un'immagine tratta dal film. Ok, andiamo a risistemare tutto quanto. Perfetto. Allora, sistemiamo il booklet e il poster. Chiudiamo il tutto. Rimettiamo la slipcase al suo posto e questo ragazzi è l'altro titolo Sinister uscito in questo periodo. Ok, adesso passiamo al pezzo forte di questo video. Titolo che ho acquistato, edizione che ho acquistato su Amazon Italia, quindi niente dogana ragazzi. Il prezzo mi è stato bloccato a 84 euro mi sembra. Adesso lo andiamo ad aprire, pacchettone grosso, pesante. Adesso lo andiamo ad aprire. Tiriamo la linguetta. Tanto continuiamo a buttare per terra la spazzatura. E ragazzi, si tratta di Drive, questa edizione UK senza audio italiano, ma ragazzi guardate che roba, da riflesso mi sembrava ammaccata, invece non lo è. Io sono un po' contrario a questi imballaggi, adesso lo voglio andare a ripescare. Secondo voi in un cartoncino così buttato dentro è il modo di imballare un'edizione del genere? Io non lo so, io con Amazon bisogna che ci fosse due chiacchierine, anche se comunque non risolvo niente, ma almeno dargli degli incompetenti se lo potrebbero beccare, anche star zitti. Comunque ragazzi, andiamo ad aprire questa edizione che, come ho detto, è un'edizione UK, edizione senza audio italiano, ma il film merita veramente tanto. Stiamo parlando di Drive ragazzi, bellissimo bellissimo film. Non mi convince. Vedere se non fosse rovinata. Allora, andiamo ad aprire, perché come sapete adesso apro tutto, voglio vedere cosa c'è all'interno di questa edizione veramente fantastiche. Allora, si cava il player, chiamiamolo così, in questo modo. Bellissimo, a me piace molto, perché praticamente tu lo vai a rimettere così e lui rimane bello attaccato, non rompe le scatole, non svolazza da nessuna parte. Secondo me è un modo corretto, come per certe steelbook che sono alloggiate in questa maniera qui, col cartoncino che arriva fino a qui
non mi piace quando arriva qui davanti e poi c'è o un adesivo o quelle gocce di colla maledette, non mi piace per niente, io la preferisco in questa maniera qui. Quindi mi piace questa cosa, non si rovina, rimane lì fermo. Ok, cofanetto della Second Sight Film, come potete vedere qua. Cofanetto che contiene veramente tanta roba. Forse qui un pelo è rovinato. Un pelino qui, un pelino lì è rovinato. Allora, andiamo ad estrarre. Si estrae in questa maniera, slipcase veramente bella, importante, robusta. Guardate ragazzi che robina. E poi guardate gli artwork nella parte frontale, anche sulla costina, sono veramente veramente belli. Sopra e sotto niente, nada. E poi ragazzi, tutto il contenuto è alloggiato in questa specie di, chiamiamolo contenitore di cartoncino grosso. Allora, cosa troviamo? Allora, partiamo. Allora, qui abbiamo sicuramente il romanzo. Sì, infatti questo dovrebbe essere il romanzo. Adesso, sì, questo è il romanzo. Tutto in inglese, ovviamente, come ho detto l'edizione è UK, quindi per chi sa l'inglese e ha voglia di leggerselo è un contenuto aggiunto molto importante in questo cofanetto. A volte non mi vengono le parole. Allora, poi andiamo a vedere. Questo è invece è un libro, secondo me, con delle curiosità. Qui davanti il martello. Chi ha visto il film sa di cosa si tratta. Anche questo cartone bello rigido, quindi copertina bella rigida. E qui troviamo, allora, troviamo tantissima roba, addirittura anche degli storyboard. Comunque adesso andiamo a vedere anche molto velocemente, perché ragazzi non stiamo qui. Comunque una bella edizione. Anche questo qui è un contenuto aggiunto a questa edizione veramente di spessore. Volevo andare un po' avanti, volevo vedere, intanto voglio andare a vedere Ryan Gosling col suo giubbottino. Bellissimo, pensate che l'ho trovato anche in vendita, costa sui 500 euro mi sembra di averlo trovato, da matti, rimarrà lì. Era solo una curiosità perché l'avevo trovato, sono andato a vedere il prezzo, quando l'ho visto ho tirato subito indietro, come ho detto 500 euro, se fosse stato, non so, un giubbottino da 100 euro magari l'avrei potuto anche prendere, perché no, tanto. Ma 500 euro sono veramente troppi. Ok ragazzi, io volevo farvi vedere, ecco qua, perché ci sono tantissimi storyboard che iniziano qui. Tantissimi storyboard, pagine, pagine, pagine di storyboard. Edizione pazzesca, anche se non ha l'audio ITA, comunque è da avere in collezione. Tantissimi storyboard. Adesso andiamo avanti un attimo. Ok, ci sono alcune immagini tratte dal film, vi volevo far vedere perché veramente merita, tutte in carta lucida, grossa, di qualità. Devo stare attento perché anche non voglio piegarlo. Guardate che robina, guardate che immagine a colori. Poi la carta è veramente grossa, quindi un'edizione di qualità.
Munizione di qualità. Guardate che bella, ragazzi. Pensate che questo è uno dei primi film, se non il primo film con protagonista Ryan Gosling che io ho visto. Pensate che prima non conoscevo Ryan Gosling, ma poi ho imparato a conoscerlo. E devo dire la verità, l'avrei visto bene anche nel ruolo di Elvis. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa qui, ma secondo me ci sarebbe stato molto molto bene. Lo vedevo bene nella parte. Avendolo visto in La La Land, non me stava bene nel ruolo di Elvis Presley. Perfetto ragazzi, non mi dilungo più di tanto, perché sennò stiamo qui delle ore veramente. Quindi qui tante curiosità, tanti storyboard, tante immagini del film. Bellissimo. Poi andiamo. Allora, qua troviamo delle cartoline. Allora, la fascetta sembra che faccia la brava, perché io di solito con l'edizione della Midnight Classic mi tocca romperle. Allora ragazzi, abbiamo una serie di cartoline grandissime, tutte a colori, cioè veramente una più bella dell'altra. Stupende. E questa è la prima. Quindi sono... Allora, sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartoline. 7 cartoline, dopo le rimettiamo a posto. E adesso ragazzi, finalmente il film. Filma in 4K e filma in Blu-ray. Alloggiato in questa digipack, piccolo digipack. Una bellissima edizione. Io quando ho visto questa edizione che usciva ho detto questa la devo avere. Questa la devo avere, anche se non c'è audio ITA comunque. Uguale. No, volevo farvi vedere l'interno, ma non c'è assolutamente niente, quindi risistemiamo i dischi e amen. Perfetto ragazzi, adesso riponiamo tutto quanto nel proprio alloggio. Comunque è un'edizione che veramente merita. Penso che su Amazon UK stia a 64-65 euro, non vorrei sbagliarmi, più o meno sta su quel prezzo lì. Perfetto ragazzi, io con questo ho concluso anche questo video di videoacquisti, ne seguiranno altri perché come detto nel precedente video ho acquistato tante cose, ma è stato un periodo un po' così e quindi non ho fatto video. Adesso recupererò ragazzi, state tranquilli, vi farò vedere tutto quello che ho acquistato nel mese di giugno. Quindi questo è il secondo video, ne seguiranno probabilmente altri 2/3. Adesso vediamo. E niente ragazzi, io ho concluso il video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!